Il cambio tecnico non coincide con un cambio di risultato dell'Orvietana, che subisce un'altra sconfitta interna, anche se si è vista una migliore organizzazione di gioco malgrado le assenze. Praticamente i biancorossi sono stati puniti per l'unico errore difensivo. Orvietana senza Manoni e Labonia squalificati e senza Vignati e Marsili per infortunio. La prima formazione di Rizzolo in 5-3-2 con Marricchi in porta, Caravaggio, Orchi, Congio, Siciliano e Gomez in difesa, Mofolù, Ricci e Greco in mediana e la coppia Cuccioletta Santi in attacco, Tremare e Mani assenti, lo squalificato Cretella, infortunati Bruni in difesa, Giustarini in attacco, Bonuccelli disegna un 3-4-2-1. Primo tempo di marca ospite, già al 17esimo Arcuri trova Rinaldini che colpisce di testa e ci vuole una bella parata di Marricchi a salvare la porta di casa. 10 minuti dopo, ancora Grosseto, scambio sullo stretto, Riccobono, Arcuri, palla che arriva a Sabelli, conclusione alta di poco. Grosseto che va vicinissimo al gol intorno alla mezz'ora, l'arbitro smentisce l'assistente invertendo la rimessa laterale sugli sviluppi, Aprili crossa sotto porta dove Rinaldini interviene a colpo sicuro, ma ancora una volta Marricchi salva l'Orvietana. L'Orvietana si vede due minuti dopo quando Mafolù conquista una punizione vicino al lato corto dell'area. La va a battere Greco, colpo di testa di Siciliano che finisce alto. Qualche imbarazzo in area orvietana, al 37esimo ne approfitta Grasso che crossa sul secondo palo, per fortuna dell'Orvietana nessun giocatore ospite approfitta della pericolosissima palla vaganti. L'occasione, l'Orvietana ce l'ha poco prima del duplice fischio, palla vagante in area con Siciliano prima e Orchi poi che sprecano. Si va a riposo sullo 0-0. E nel secondo tempo parte meglio l'Orvietana, arriva il primo calcio d'angolo, Greco mette palla al centro dove Santi colpisce, c'è anche una deviazione, ci prova anche Ricci, alla fine salva Raffaelli. L'Orvietana dunque vicina al gol, Bonuccelli intanto inserisce Roma Airone per Grasso. Al 12esimo si rivedono gli ospiti, va giù in area proprio Roma Airone dopo aver superato Gomez, l'arbitro a due passi fa segno di proseguire. L'Orvietana sembra tenere, ma gli ospiti trovano il vantaggio al minuto 18 della ripresa, quando Marzielli recupera un pallone che poi vaga in area, sembra una palla innocua, trascurata forse da Mafolù. Rinaldini allora serve Roma Airone che anticipa Gomez e beffa Marricchi per quello che sarà il gol partita proprio del nuovo acquisto del Grosseto arrivato in settimana dalla San Benedettese. Rizzolo mette dentro allora Fabbri e Stampete per Greco e Cuccioletta, poco dopo anche Di Natale per Orchi, ma gli ospiti tengono anche se l'Orvietana non demorde e lotta. Finisce con il Grosseto che incamera tre punti preziosissimi, viste le frenate delle altre là davanti, arriva un altro KO interno per un'Orvietana sicuramente più volitiva e battagliera, punita alla prima disattenzione. Fortuna per i biancorossi che anche dietro in classifica non corrono.